Ciao adorabili amici, oggi vi porto un bel mazzo basato sulla carta Conclave Mentor, non comune, molto interessante di M21, una carta che un po' mi ricorda il Winding Constrictor, che è stato uno dei miei mazzi standard preferiti in passato. Ovviamente è differente la situazione perché ai tempi avevamo Walking Ballista che aveva una potenza di fuoco considerevole, ma devo dire che l'archetipo può essere interessante per standard e magari potrebbe trovare anche spazio nel meta. Ringrazio Wizards che mi ha dato la possibilità di provare in anteprima le carte del core set più tamarro e bello della storia. L'account che utilizzerò per questo video è l'account dello Streamer Event, un account temporaneo dove ho accesso a tutte le carte di Magic Arena, quindi non vi spaventate quando vedete un quantitativo di gemme smisurato. Mazzo Segnalini, non riuscivo a trovare un nome migliore, comunque, mazzo basato sulla mentore della conclave, del conclave, non della maschio il conclave. Comunque costa 2, Selesnya 2-2, se uno o più segnalini più uno stanno per essere messi su una creatura che controlli, mettine invece uno in più su quella creatura. Quando muore guadagni punti vita pari alla sua forza. Non comune, molto solida, molto interessante, che dà un bel boost a questo archetipo che tra l'altro avevo già portato sul canale perché, come vi dicevo, uno dei miei mazzi preferiti degli standard passati erano basati sul Winding Constrictor e adesso abbiamo un po' di tool che vediamo nel corso della deck tech, però la premessa è che è ancora una bozza, nel senso non ho avuto così tanto tempo per testarlo e quindi varierà ancora e magari lo riporterò sul canale. Comunque, la mentore del conclave quindi sinergizza con le nostre creature che o entrano in gioco con segnalini più uno o mettono in gioco segnalini più uno. Le due novità sono Melma Mangiacarogna, Scavenging Ooze, e il Tenente. Allora, Melma, carta storica di Magic, carta da sideboard che noi giochiamo in main. Perché la sua abilità, pagando un mana verde, dice: esilia una carta bersaglio da un cimitero. Se è una creatura, metti un segnalino più uno sulla melma e guadagni un punto vita. Un segnalino che diventano due segnalini con la mentore, quindi la melma ha modo di potenziarsi sempre di più. In qualsiasi matchup, alla fine ha un target da esiliare per potenziarsi, che sia un matchup in cui l'avversario ha creature o che sia control. Abbiamo o creature dell'avversario o nostre nei vari cimiteri, quindi la melma si ingigantisce, è tra l'altro una carta da meta perché va a togliere Uro, quindi fa cose molto fighe la melma e sono dell'idea che sia un'ottima carta da giocare in main in questo archetipo. L'altra carta è una carta che io amo, che dà un ottimo boost alla tipologia di deck basata sui segnalini. È il Tenente di Banzeri, costa 4, cautela, protezione dal multicolore, è un 3-4, quando entra nel campo di battaglia metti un segnalino più uno su una creatura bersaglio che controlli. Ogni qualvolta il Tenente o un'altra creatura che controlli muoiono, se aveva un segnalino più uno, crea una pedina cavaliere 2-2 bianca con cautela. Quindi noi abbiamo un mazzo tutto basato sui segnalini più uno, il Tenente mette segnalini più uno, ed è un po' la nostra protezione dagli AoE, non solo AoE, in generale spot removal. Quando una nostra creatura muore, viene sostituita da un cavaliere 2-2. Il deck ha diversi modi per mettere segnalini, oppure a creature con i segnalini. Una è il collezionista di pelli, il nostro miglior drop a 1, che si potenzia sempre di più ogni qualvolta giochiamo creature con forza superiore al collezionista o quando le creature con forza superiore del collezionista muoiono. E quindi anche il collezionista è una carta che guadagna progressivamente sempre più segnalini, potenziata dal mentore e sinergizza col deck. Ribadisco, miglior drop a 1 che abbiamo. Abbiamo poi la Cavaliera dell'Autunno, che ha la doppia funzione o di essere un mega ciccione, perché entra in gioco con due segnalini più uno, ma anche la possibilità di togliere artefatto o incantesimo o farci guadagnare punti vita, quindi carta molto versatile. Abbiamo poi il buon L'Ossodonte Venerato, che in questo deck giochiamo solo in due pair, perché rispetto a un White Weenie non riempiamo così velocemente la board. Ma l'ossodonte, avendo la possibilità di dare più uno a tutti, volendo, è un'ottima carta che giochiamo in due pair e appunto sinergizza ovviamente con la mentora e col tenente di Banzeri.
rende tutta la nostra board potenzialmente salva, tra virgolette salva, dagli AoE, cioè dalle magie che fanno pulizia di tutte le creature. Abbiamo poi la Serpe della Litospira, che costa X00, entra nel campo di battaglia con X segnalini +1/+1, a raggiungere, travolgere, protezione dei multicolore, carta che amo follemente. Può stare in qualsiasi punto della curva, anche pescata in late game, è un super ciccione. Ottimo serpentone, tra l'altro è rilevante il fatto che abbia travolgere. Anche l'Idra mi piace un sacco in questo archetipo. L'Idra costa X e 2 verdi, travolgere 0-1. Entra nel campo di battaglia con X segnalini +1/+1. Quando entra nel campo di battaglia scegli 1. Ora doppi segnalini +1/+1 sull'Idra o l'Idra lotta con una creatura bersaglio che non controlli. Quindi funziona da removal, è il nostro unico removal nel deck. È rilevante il fatto che abbia travolgere, perché nel deck abbiamo anche l'Usulit, lo Zolito, che è la nostra altra salvaguardia rispetto ai removal e agli AoE. L'Usulit come funziona? Ogni qualvolta una creatura che controlli lascia il campo di battaglia, quindi non muore, basta che lascia il campo di battaglia, se va a segnalini, metti quei segnalini sull'Usulit. All'inizio del combattimento nel tuo turno, se l'Usulit ha segnalini, puoi spostare tutti i segnalini dallo Zolito su una creatura bersaglio. Quindi ci ritroviamo in situazioni in cui l'Usulit ha un sacco di segnalini +1/+1 su di esso, e noi li possiamo mettere su una delle nostre giga serpentoni cattivi perché hanno travolgere, quindi avendo travolgere sono non champ bloccabili e quindi fanno passare un sacco di danni. Per questo dico che travolgere in queste due creature è assolutamente rilevante. Infine abbiamo il buon Raptor di Watley, 2-3 cautela, che costa 2 Selesnia. Quando entra nel campo di battaglia prolifera, quindi scegliamo un qualsiasi numero di permanenti o giocatori e poi mettiamo su ognuno di essi un altro segnalino di ogni tipo già presente. Quindi un altro modo per aumentare il nostro numero di segnalini. È un drop a 2, e una delle cose migliori da fare è fare collezionista di pelli e poi Raptor di Watley, ma abbiamo anche la possibilità di fare Serpe delle Litospire e poi Raptor di Watley. Anche se non giocato in curva, pescato late game, appunto, ci permette di aumentare il nostro numero di segnalini in gioco. Ultima cosa sulla mana base, giochiamo il 2x del Bastione di Karn per quelle partite che vanno un po' lunghe, pagando 4 e tappandolo ci fa proliferare. È una carta in più che per l'archetipo ci può stare, appunto per i matchup dove si va per le lunghe. Deck super interessante e per ora impostato per il best of one, come vi dicevo, essendo un archetipo che mi piace, magari ci lavorerò ancora su, magari su Twitch oppure anche qua con un video YouTube. In descrizione trovate il link per esportare questa decklist su Magic Arena, trovate anche il link per il mio canale Twitch. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e su Twitter, sono i due social che utilizzo di più e sono anche i due social dove scrivo qual è la schedule settimanale delle dirette Twitch. Beh, in realtà non è una brutta mano, siamo sulla draw. Facciamo collezionista, serpente, poi Raptor. Squadrone dei sussurri. Squadrone dei sussurri. Prego. Sacerdotessa è il male. Voglio mana verde per la melma a sto punto. Cassa sti due. Ok. Baluardo del ricordo. Ok. Facciamo melma. E attacchiamo. E poi attiviamo melma. E lasciamo in vita la melma, se rifà la sacerdotessa. Sì. Sorin.
Mangiamo subito il nostro amico qua. Che non sia mai. Fammi pure un piccolo danno. Giovane amico. Facciamo tenente e attacchiamo con tutto Sorin. Sì. Do. Su di lui che ha trample, attacchiamo. Portiamo a 1 Sorin. No, portiamo a 0 Sorin. Ho avuto un trip strano. Un'altra sacerdotessa. Oh baby, a double. E una la, gliela togliamo, sì. Una gliela togliamo, sì. Potrei anche fare Melma e... No, una gliela togliamo. Lotta forte. Ok. Va benissimo. All'attacco. Ok. Due carte in mano, opponent. Un altro Sorin. Non so se è abbastanza, Oppo. Andiamo verso lidi inesplorati. Trampla, trampla. Ciampa, ciampa, passano 8, va a 1. Ok. Sì. Arriva il good game. Bella partita. Prova a pescare. E va a morire. GG. La teniamo sulla play. Riusciamo a fare una bella scurvatina. C'è un collezionista e speriamo di pescare il Winding Constrictor. Prego. Bianco, santuario. Molto bene. Altro deck in lavorazione. Forse non dovevo spoilerare. No, forse l'ho già pubblicato. Non lo so. Ok, facciamo Hydra 1. Non proprio il massimo delle gioie, ma... Dopo facciamo il tenente. Ok, è come lo gioco esattamente io. Mettiamo il segnalino sul tenente. Tacchi. Prossimo turno, what the raptor? E sono danni, eh. Già così abbiamo l'ital. Vediamo se fa vratta. Ok. 5 mana, può far santuario o Calix. Arriva la Shatter in the Sky with Diamond. Prego, entrate, miei piccoli giovani cavalieri. Cosa può fare a uno? Niente. Andiamo a chiuderla. Mena il deck, eh? Mena tantissimo. GG. La teniamo. Vero che non abbiamo il bianco, però abbiamo una curva. E lo pescheremo il bianco. Lo pescheremo, me lo sento. Qua siamo contro un nostro Sosia.
Mancano solo le bustine. Carino il lupo, eh? Ehi, signorino. Buongiorno. Non si arrabbi. Collezionista di pelli. Prego. Tempio del mistero. Ok. Dammi il mana bianco, giovane. No mana bianco, eh. Qua giochiamo in curva al serpente. Giriamo di due. Mana bianco e facciamo mentore del conclave più Usulit. Dai, deck. Perfetto. Usulit. Attacchiamo. Spirale. Simic. Almeno non è Vratta. Mettiamola così. E il prossimo turno facciamo in curva il tenente di Bansri. Simulacro, bene. Temo in un Ugin a breve, quindi è ora di sbrigarsi. Vai collezionista, mettiamo su serpe. Devo metterlo sul mentore. Ok. Vuole pescare, va a 10. Giochiamo doppia creatura con protezione dall'incolore. Easy, easy, abbiamo scurvato perfetti. Che schifo. Sto soffrendo dentro. Abbiamo il setup. Speriamo di avere il tempo di effettivamente far qualcosa. Raptor di Whatley non è benissimo. Direi RIP tenente. Quasi sicuro. Stogliela mentore e faccio Raptor di Whatley. Se non toglie il tenente. Bah. Ok. Ci lascia il tenente. In realtà non è una brutta notizia. Dobbiamo solo pescare un bel drop a 3. Eccolo. Vai, Raptor. Proliferali tutti. Altra terra non bene, eh. Fammi attaccare! Salbertino, grazie mille per il follow, anche se non sono live su Twitch. Ma mi vuoi davvero fare giga ripperoni sul Raptor? Teferi! Entra Teferi. Mannaggia. Facciamo il tenente. E metto il segnalino. In realtà sul tenente. Mi phase outa Raptor di Whatley. Se mi fa il phase out. Ok. Che bella sta animazione. Mamma mia, che figata di animazione.
Oddio, voglio solo più giocare a Teferi io. Teferi? Ok, sei combo. Arriva Ashok. Altra terra non ci voleva, posso dirlo. Non attacco. Non terra. Anche se non so più bene cosa ci possa salvare. Tutela di Teferi. Prego. Il phase out dà fastidio, eh. X uguale a 4. Proviamo a mangiargli il 2-3. E farò un po' di pulizia. Così riusciamo anche a salvarci dall'Aoe, eventualmente. Lui ha 3 carte in mano. 3 mana open. Arriva Murrow's Rider. Ok, ok, ok. Mi fai vedere il battleground. Tu ne hai 2 di loyalty. Quindi potrei darli qua. Attaccare con Teferi qua e tirare giù lui. Altrimenti no, dobbiamo metterlo qua. Pesca pure. Pesca e scarta, pesca e scarta. Bellina l'animazione. Comunque Teferi è una carta di Magic interessante. Ertrisacht. Ok, fai morire Teferi significa che ne hai un altro, vero? 2 carte in mano. E noi ora abbiamo una board. Abbiamo una board. Può sicuramente attivare la meno 3 e togliermi. Cosa non lo so. Probabilmente il tenente. Però così scambiare il tenente per il suo Ashok mi va benissimo. Ashok è un problema, dobbiamo toglierlo. Due carte in mano, uno all'avventura. 6 mana. Ok, ci siamo tolti Ashok. E questo va benissimo, benissimo. Oh. That's very good.
Anche l'Usulit è very good. Vediamo se utilizza la zona. Può farmelo fisla. Ok. Nessun attaccante. Io ora qua devo provarla a chiudere. Sai. Questa è un'altra carta di Magic. Mi piace un sacco il mazzo dell'avversario. Vediamo se riuscirà a gestire una mia serpe enorme. Protezione da tutto. Distruttiva, letale. Ci pensa. Non gioca neanche... Ok. Facciamo tenente, potenziamo il 2-2, attacchiamo con tutto. Lui ha l'attivazione della Blasting Zone per toglierci il Raptor, quindi proviamo a farlo lì, sul 2-2 Cavaliere. Cavalieri. Arriva il Sabotage. Rip. Mio piccolo amico Cavaliere. Mettiamo sulla serpe. Andrebbe a uno. Se io... Esecuzione. Deve avere rimozione o va a uno. Quindi io posso girare con tutto, tutto, perché se fa doppio blocco lui è morto. No, devo girare con questo perché lui fa Blast Zone, mi toglie il Raptor e mi mangerebbe il 2-2 malamente. No! Aveva rimozione, va bene. Prego, prego. Andiamo al top deck, signore. Temo che il tuo deck sia più forte al top deck di me. Morus Rider. Morus Rider. Vediamo cosa peschiamo. Esecuzione. Ciampa. Tu mi costi 5. Però faccio comunque cavaliere. Faccio cavaliera. Mettiamo pure i due segnalini. Che poi, amici miei, vi prolifero come i matti. Dopo. Ci pensa. Che abbia la rimozione? Pensa, si risolve. Mi spacca Raptor. Sì. Ok. Una due carte in mano, un motivo. Una è una terra, me lo sento, nel mio cuore. Ok. Giriamo.
Dichiarare i bloccanti. Oh. Vabbè, facciamo proliferate e un segnalino in più. Togliamo cavalcante. Ora abbiamo bisogno di una magica creatura per ricevere 16 segnalini. Vai, un motivo. Che partita. No. No blast zone. No blast zone, no. No terra, no. Ora vince di incubo che ci milla tutto. Tutela di Teferi è un bel modo per chiuderci, effettivamente. Ci sta millando davvero. No! Bel deck opponent, però. E vai! Teferi è un GG, temo. Bel deck. Non usciamo più. Cosa può salvarci a questo momento? In questo momento nulla. Nulla. Proviamo a fare un tenente che purtroppo non si salva da nulla e vai. Pesca scarta, macina. Ah, almeno gli togliamo il Brazen Borrower. 19. 17. Porca merda. Bel deck, però. Abbiamo combattuto. Pesca scarta. Prolifero, lui me lo time out. Collezionista e GG. GG, bella partita però.